Tra i progetti della Onlus Namaste nel sud dell'India c'è il progetto di dispensario diffuso. L'obiettivo è quello di migliorare le condizioni di vita e di salute delle persone che vivono in povertà nei villaggi sperduti del Tamil Nadu, attraverso l'educazione, la sorveglianza sanitaria e la prevenzione. Nonostante l'India sia una potenza mondiale in forte sviluppo, almeno 300 milioni di persone vivono sotto la soglia di povertà con meno di 2 dollari al giorno. L'area dove si sviluppa il progetto è particolarmente povera e il sistema sanitario pubblico piuttosto carente. Povertà, ignoranza e superstizioni sono molto diffuse con conseguente elevato tasso di morbilità e mortalità. Non esiste la figura del medico di famiglia. Chi sta male deve andare all'ospedale, che sono, anche quelli pubblici, in gran parte a pagamento. Sono a pagamento anche le terapie, salvo quelle per le malattie epidemiche o contagiose come lebbra, colera, malaria, tifo, TBC, AIDS. Analfabetismo, malnutrizione, abitazioni fatiscenti senza luce né acqua, carenze igienico-ambientali, il clima monsonico caldo umido con forti piogge, ignoranza e superstizione rendono le categorie più deboli esposte e indifese. Malattie ormai da noi debellate o facilmente curabili, qui sono ancora mortali e i moderni ospedali sono solo per i benestanti. Il dispensario di Namaste a Kolachel, dove operano un medico e 2 infermiere, è un riferimento ambulatoriale gratuito per visite e controlli sanitari. Ma per chi vive nei villaggi lontani, dove non esiste alcuna forma di assistenza sanitaria né mezzi di trasporto, non basta. Servono programmi di educazione sanitaria e prevenzione sul posto. Per questo Namaste ha creato una rete di sentinelle della salute che percorrono i vari villaggi. Sono infermiere preparate e formate per il progetto. La gente le aspetta per farsi controllare la pressione, misurare la glicemia, ricevere consigli e informazioni sulle principali norme igieniche e avvertenze per la salute. E al periodico medical camp di villaggio, il medico completa il fondamentale lavoro dell'infermiere. Accorrono in tanti, donne, persone anziane, e per chi non può arrivare con le proprie gambe, l'infermiere si reca direttamente in casa. Si riempiono schede e raccolgono dati che serviranno a monitorare e migliorare un'esperienza che si sta dimostrando efficace e apprezzata. Altri villaggi hanno bisogno di una loro sentinella sanitaria e il nostro desiderio è poter ampliare questo prezioso programma di tutela della salute.